per il Monte Rotondo sulla stasfera dovrebbe esserci il numero 8 Ciaramelletti, tre uomini in barriera per l'Urbe Tevere, parte con il sinistro morbida, uno schema, il pallone proprio per Ciaramelletti che prova il destro, arriva il vantaggio del Monte Rotondo. Grazie a questa rete di Ciaramelletti il Monte Rotondo ferma l'Urbe Tevere e vola in testa la classifica. I ragazzi di Fabio Gentili in tribuna per squalifica sono stati bravi a trovare subito il gol e poi a chiudersi per gestire il risultato. Certo, l'Urbe Tevere di Fabio Melchionna non ha demeritato, anzi ai punti avrebbe sicuramente meritato almeno il pari. Come detto, il Monte Rotondo parte forte e al secondo lo schema tra Ciaramelletti e Pangallozzi porta subito al gol vittoria. All'undicesimo è ancora il Monte Rotondo a farsi vedere con Persichetti, ma la sua conclusione non crea grattacapi a Peschechera. L'Urbe Tevere si fa vedere per la prima volta al diciottesimo, Barchesi ci prova da posizione defilata, tutto facile per Ponzani. L'azione suona come la sveglia per la formazione canarina, che un minuto dopo ci prova sul calcio piazzato con Pasqualoni. Ponzani si distende e devia in angolo. Dal corner Barchesi si accentra e scarica il sinistro, tentativo però centrale, nessun problema questa volta per Ponzani. L'Urbe Tevere continua a spingere, al 26esimo sul cross di Maurilli Barchesi stacca di testa, ma Gagliano rischia tantissimo con una marcatura non proprio perfetta. Gentili capisce che qualcosa non va e la mezz'ora toglie Piergotti inserendo Benelli per dare maggior copertura sulla bretella di destra. Tutto inutile perché l'Urbe Tevere continua a collezionare calci d'angolo, addirittura 8 nel giro di 10 minuti. Al 31esimo Pasqualoni non inquadra lo specchio della porta, mentre al 36esimo lo stesso Pasqualoni impegna severamente Ponzani. Un minuto dopo invece il turno di Fabbri, ma questa volta Ponzani blocca senza difficoltà. Nella ripresa i ritmi calano un pochino, la prima azione è griffata a Monte Rotondo. Al 21esimo di Giacinto ha sul sinistro il colpo del KO che sciupa malamente, mentre 60 secondi dopo Ciaramelletti scarica un gran destro dai 25 metri senza trovare il bersaglio grosso. Ma al 32esimo l'Urbe Tevere ha una grandissima occasione per pareggiare. Passamonti si infila nella difesa eretina, entra in area e cerca il gol di precisione, ma Ponzani si distende e devia in angolo. Al 33esimo ancora Urbe Tevere è pericoloso con Tozzi, ma la sua conclusione si spegne a lato. Altra grande occasione al 38esimo, Barchesi spizza di testa ma non inquadra lo specchio della porta, forse disturbato da Tozzi. La gara si chiude sulla punizione del solito Barchesi, sporcata sul fondo da Olivieri. Con questa vittoria il Monte Rotondo vola in testa alla classifica e insieme alla nuova Tor Tre Teste ora guarda tutti dall'alto, nell'attesa di sfidare tra 7 giorni i propri campioni d'Italia, lo Jelasi.